tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti fatti al DM. Non ho qui il DM ovviamente in Sicilia, lo sapete tutti, quindi questi acquisti sono stati fatti tramite la mia migliore amica Patrizia, che mando un grossissimo bacio, che essendo lei in Germania mi ha potuto inviare alcuni prodotti che ovviamente ho selezionato io. Mentre ho preso questi prodotti, mentre prendevo i calendari dell'avvento, con quella scusa ho cercato di prendermi qualche prodotto che mi incuriosiva tantissimo per quanto riguarda Balea, quindi gli acquisti fatti al DM. Lei ha fatto l'ordine che gli avevo mandato io e poi gli è arrivato fino a casa, e poi lei ovviamente mi ha spedito tutto. Sono rimasta molto contenta perché ho preso cose direttamente dal sito che o stavano uscendo fuori di produzione o che erano scontati a 50 centesimi, a massimo un euro e qualcosa, quindi pochissimo, veramente pochissimo. Vi faccio vedere cosa ho acquistato. Non vi so dire proprio le profumazioni perché non le ho aperte, ho soltanto cercato di fare la traduzione su alcuni prodotti che ovviamente non conosco, poi non conoscendo il tedesco, quindi... Allora, per prima cosa vi faccio vedere alcuni bagno schiuma che ho preso. Questo è un douche gel, quindi un bagno schiuma. Questi sono i pack, sono bellissimi, veramente una cosa bella veramente. Questo è fiori frutti tropicali, mi sono fatta la traduzione. Poi ho preso questo qui, sempre douche gel, ed è alla fragranza da sogno, c'è scritto proprio così, alcuni erano, vi ripeto, scontati, quindi non vi so dire proprio le profumazioni e tutto, però avendoli visto in alcuni video mi è messa, diciamo, curiosità, Poi abbiamo il creme douche alla vaniglia e cocco, ed è questo, belli, i pack sono bellissimi, cioè queste cose nel bagno sono eccezionali. Adesso li metto qua, così me li tolgo da qua sopra. Poi, sempre per quanto riguarda il bagno, ho preso questi oli. Questo è un soft olio ed è olio per la doccia per pelle secca, ed è questa bottiglietta qua, ed è di 300 ml. E questo è un soft cream sempre per la doccia, dovrebbe essere la profumazione, oddio, non mi ricordo. Mannaggia, non ci sto pensando. Comunque, sempre 300 ml. Invece, quelli che avevo fatto vedere poco fa sono 300 ml. Che cosa vi cambiava? Poi ho preso degli struccanti, tra cui questo. Che no, questo è un tonico. Questo è un tonico viso idratante per pelle normale e mista. Ed è questa, ed era scontato. E poi ho preso un altro tonico che è anti-brufoli e anti-imperfezioni punti neri, che proprio ho preso altri prodotti sempre di questa linea. Poi ho preso questo che è un detergente viso, ed è questo qua, ed è un nutriente ed è adatto per la pelle secca e sensibile. È inutile perderci tempo perché non li ho mai provati questi prodotti. Poi ho preso questa qua micellare alle rose, ed è adatta per pelle secca e sensibile, ed è per viso, occhi e labbra. Un bottiglione di 400 ml, quindi hai voglia. Poi ho preso una body lotion, quindi una crema corpo di 200 ml. Non vedo l'ora di sentire questa profumazione perché il pack è bellissimo. Cioè, guardate qua e ditemi se non è un pack stupendo. Bello, bello veramente. E si è suicidato, questo ve lo devo dire sincero. Ho preso due prodotti che sono due struccanti. Uno è a base di olio ed è un olio detergente waterproof per pelle secca, ed è, diciamo, waterproof. Ho preso sia questo che questo qui, perché questo ha l'olio, questo invece non ne ha. E infatti è uno struccante per occhi senza olio. Perché? Certe volte mi capita di struccare con la base oleosa, e io sinceramente, dopo essermi struccata, vedo appannato. Non so il motivo, credo che sia il fatto dell'olio e tutto. Voglio provare a utilizzarlo senza, e provare a utilizzare questo
sul tutto il viso, oppure fare tipo la parte, diciamo, dove c'è tanto make-up e poi utilizzare questo. Però non lo so, lo devo testare. Comunque questo è quello a base di olio e questo invece è quello senza. E sono questo 100 ml e questo 100 ml. Proprio io. Poi ho preso un siero e leggo che cos'è. Questo è un siero retinolo e riduce le rughe. Ho preso questo, il prezzo era basso ed era scontato pure. Ed è la boccettina di vetro ed è 30 ml di prodotto. E poi ho preso anche quello con l'acido ialuronico, che è questo qui. Ed è per levigare e rassodare, c'è scritto. Ed è questa boccettina qua. Questa, anche questa 30 ml di prodotto. Queste sinceramente non vedo l'ora di utilizzarle perché mi hanno messo curiosità. Poi ho preso questa qui che è come quelle della Nivea ed è una crema che può essere utilizzata per viso, occhi e labbra. No, per viso, occhi e labbra. Per viso, mani e labbra, scusate. Viso, mani e labbra. La promozione sarà stupenda. Poi ho preso i deodoranti per quanto riguarda le ascelle e ho preso questo qui rosa, non mi ricordo la profumazione sinceramente. Poi ho preso questo qui azzurro per i ragazzi e questo qui che è alla menta e sono molto curiosa di provare questo qui alla menta. L'avete presente? Dopo la rasatura mettete questo alla menta e fa urlerete di gioia. Poi ho preso questa pasta modellante per i capelli per dare volume. Il pack è veramente una sciccheria. Poi il mio amore per le saponette va anche in Germania per prendermi la saponetta latte e miele. Poi ho preso una schiuma per fare la barba. Per la rasatura, ovviamente, ed è una schiuma da barba. Perché se fate la traduzione è schiuma da barba, però ovviamente è per la rasatura, per le gambe, vedete? Ci sono stampate le gambe, andate ad intuito. Poi ho preso un olio per quanto riguarda la rasatura ed è olio per depilazione, per la pelle sensibile, ideale per tutti, per una depilazione particolare e delicata. Formula arricchita con olio complesso di 5 oli naturali, calendula, babassu, oliva, girasole e mandorla. Comunque, questa qui perché la volevo provare, diciamo, mi sono incuriosita e quindi la volevo provare. Poi cosa ho preso? Cosa ho preso? Ho preso una crema lenitiva dopo la rasatura. Questa qui l'ho presa perché avendo preso la schiuma e l'olio, io ho problemi per quanto riguarda la pelle screpolata e la pelle secca della gamba, specialmente la gamba destra dove porto la calza, e quindi volevo una crema adatta a questa tipologia. Spero che la profumazione mi piace perché è carina. Ed è 125 ml di prodotto. Poi abbiamo un detergente, questo pulisce i pori e l'impurità. Sapete che a me piacciono tantissimo questi detergenti viso, io mi trovo benissimo con quello della Nivea. Poi ho preso uno scrub, un peeling gel, uno scrub in gel che è bellissimo perché assomiglia tantissimo a quello della Nivea che ho utilizzato un sacco di volte e che mi sono trovata sempre sempre bene. E questo 75 ml di prodotto. Poi, se volete sapere qualcosa in più di questi prodotti, me lo scrivete nei commenti e poi o ve li metterò su Instagram oppure farò un video più dettagliato. Questo è un altro detergente, rimuove impurità con acido salicilico e zinco ed è questo. Bello, bella anche la confezione, bellissimo. 150 ml di prodotto. Poi abbiamo SOS Gel, SOS Imperfezioni. Questo è quello che si mette nelle imperfezioni, quindi nei brufoletti o nei puntini neri, ma di più brufoletti, quelli che stanno per uscire, mettete questo. Poi ho preso i patch per quanto riguarda i brufoli, questi si mettono proprio direttamente nel brufolo. Poi abbiamo questo che è. Allora, questa è una crema giorno con il 5% di urea.
Idratazione intensa per pelli molto secche, applicare la mattina e sera su collo e décolleté puliti. Mi raccomando, evitate il contorno occhi. Ed è una crema. E questa è 50 ml di prodotto. Poi ho preso i sali da bagno che sono nella profumazione quella della crema, che dicono che è stupenda. Poi ho preso un bagnoschiuma, questo era scontato, sempre tipo granulo, no, granuloso, tipo sabbiato, ed è un bagnoschiuma. E poi ho preso questo, che sono delle ampolle, me le aveva regalate anche Sabrina Bambi in un pacchetto. E questo dice che aumenta l'elasticità della pelle con una fialetta, diciamo. Voi la dovete mettere nella punta delle dita, e poi la dovete applicare sul viso e collo. Io la vorrei utilizzare sinceramente sul viso e vedere come mi trovo. Volevo anche quelle per gli occhi, ma non l'ho trovato quel giorno. E poi ho preso questo qui del Q10 è un contorno occhi, giusto? Sì, è una crema antirughe per occhi con complessi omega 3. Rassoda e riduce la profondità delle rughe. Ed è questo qui, questo tubetto da 15 ml. Io ovviamente ho preso questi prodotti scontati perché non conoscendo niente di questi prodotti, ho voluto provare qualcosa. E questo è l'altro. Poi ho preso queste ultime due creme. Una è antirughe, quindi riduce le rughe e per pelle più soda, diciamo. E invece questa è una crema idratante in gel. E queste li voglio provare perché mi incuriosiscono tantissimo. I pack sono così e sono in vetro, cioè in vetro, ed è 50 ml di prodotto. Questi li utilizzerò assolutamente perché sono molto curiosa di provarli e soprattutto la mia amica mi ha detto, dice, se vuoi prendere altre cose fammelo sapere ovviamente prima e mi spedisce tutto il pacco. Ovviamente assieme a questi prodotti c'erano anche tutti i calendari dell'avvento che avete visto, sia i video qui su YouTube e i video e le mie storie su Instagram che su TikTok. Su TikTok li trovate tuttora. Sono rimasta molto contenta di questi acquisti, non vedo l'ora di provarli, soprattutto il bagnoschiuma perché mi hanno messo curiosità, perché molte ragazze fanno questi video dove fanno vedere tutti questi bagnoschiuma, queste cose, quindi ero molto ma molto curiosa di vederli. Alla fine però poi avevo preso altre due cose. Stefania Passione Burro Cacao, ho preso tre burri labbra e ho preso questo qui alla me time, quindi alla menta, al tè alla menta, che è questo, ci sono andata ad intuito, tè alla menta. Poi ho preso questo qui che è alla banana, sì, alla banana, ed è questo. E per finire ho preso questo alle rose, ed è questo. Ovviamente, avendo la passione per quanto riguarda i burri labbra, ce l'ho di tutti i tipi, di tutti i colori, di tutte le marche, non potevo non prendere anche questi della Balea. Sono molto contenta, devo dire la verità, non vedo l'ora di utilizzarli questi prodotti. Ovviamente, se troverò qualcosa di particolare, ve lo farò sapere e quindi vedrete nei prodotti finiti, perché cercherò anche di fare questo tipo di video. E niente, se avete qualche prodotto in particolare che volete che lo utilizziamo assieme o che volete una recensione, fatemelo sapere che lo utilizzerò per prima. Comunque, per quanto riguarda questo video è tutto. Io ringrazio tantissimo la mia migliore amica Patrizia, gli mando un grossissimo bacio perché prima di tutto mi sono divertita a fare l'ordine a prodotti che nemmeno conoscevo e soprattutto perché mi sono arrivati prodotti che sono con un pack bellissimo, non credevo sinceramente, e quindi sono rimasta molto 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 contenta, non vedo l'ora di utilizzare e quindi vi farò sapere. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!